Ciao a tutti, oggi un breve video che mi avete chiesto veramente in tanti, nel quale vi racconto come ho realizzato questa piccola cella di levitazione che mi sta aiutando molto. Diversi di voi l'hanno vista in qualche storia Instagram e mi hanno chiesto tantissime informazioni. È una cella di levitazione molto semplice da realizzare, abbastanza rudimentale e che per il momento riscalda solamente, quindi non è in grado di raffreddare. Ma per costruirla ho scelto degli elementi che poi potrò utilizzare anche in un secondo momento, quando vorrò realizzare una cella che sia in grado anche di raffreddare, quindi di controllare totalmente la temperatura, sia il riscaldamento che il raffreddamento. Ovviamente in questo momento siamo ancora in inverno, quindi il solo riscaldamento va più che bene. E come vi dicevo, la realizzazione è piuttosto semplice. A cosa può servire in questo momento riscaldare? Beh, per esempio di tutti quei prodotti che hanno bisogno del forno spento con luce accesa per raggiungere i famosi 27-28 gradi. O per esempio per chi ha una casa molto fredda, magari vive in campagna, in montagna e in casa non riesce a superare i 18 gradi, quindi le lievitazioni stentano un po' a partire, questo ci può dare una mano. Io in questo momento lo sto utilizzando tantissimo anche per la gestione del lievito madre, nel momento in cui ha bisogno di un ambiente intorno ai 27-28, a volte anche 30 gradi. E come vi dicevo, poi con gli elementi che ho acquistato potrò in un secondo momento convertirla, cambiando alcune cose, cambiando anche l'involucro, in una cella che raffreddi anche, quindi che controlli totalmente la temperatura. Perfetto, partiamo col vedere cosa serve per realizzare questa piccola cella di riscaldamento, di lievitazione, abbastanza rudimentale. In descrizione vi lascerò tutti i link dei piccoli elementi che ho acquistato su Amazon, così potrete avere una lista completa. Dunque, la cella, la camera, è costituita semplicemente da un contenitore di plastica, che potete trovare un po' dappertutto nei negozi di casalinghi e che ha un costo abbastanza contenuto, intorno ai 5-6 euro. Poi avremo bisogno di un cavo riscaldante, che è il motore di tutta questa piccola macchina e che è questo nero che vedete qui alla base. È un semplice cavo elettrico nel quale passa tensione e si riscalda e che quindi riscalderà anche il nostro ambiente, la nostra cella. Del materiale isolante termico, che è quello che vedete qui sulle pareti, questo colore argentato. Io ho poi posizionato questo piccolo rialzo per fare in modo che i contenitori del lievito madre, dell'impasto, di qualunque cosa essi siano, non vadano a diretto contatto con il cavo, che ovviamente, essendo riscaldante, è bello caldo e supererebbe la temperatura desiderata. E poi, più importante di tutti, è la mente di questo piccolo sistema, che è questo apparecchietto qui, che è un regolatore di temperatura. Qual è il suo funzionamento? Come vedete qui ci sono due display, uno indica la temperatura che vogliamo raggiungere, per esempio 30 gradi, e l'altro indica la temperatura attuale, che al momento sono 21,6 gradi. Questo apparecchietto controlla due prese. Una è la presa del riscaldamento, e in questo caso c'è collegato un cavo riscaldante, e l'altra è la presa di un raffreddamento, che in questo momento è vuota perché, come vi dicevo, la cella al momento può solo riscaldare. Ma è esattamente questa la predisposizione futura di cui vi parlavo, cioè un termoregolatore che sia in grado di controllare sia il riscaldamento che il raffreddamento, in modo che nel momento in cui vorremmo trasformare questa piccola cella anche in raffreddamento e quindi controllo totale, questo lo potremo riutilizzare e non sarà stato un investimento fatto a vuoto. Quindi, a seconda della temperatura selezionata e della temperatura ambiente, il termoregolatore deciderà se accendere o spegnere il riscaldamento e il raffreddamento per raggiungere la temperatura selezionata. Come fa a rilevare la temperatura? Tramite questa sonda che io ho piazzato qui e che ovviamente rileva la temperatura all'interno della cella e quindi indica al termoregolatore se accendere o spegnere il riscaldamento e il raffreddamento. La realizzazione è davvero molto semplice. Se si parte da una scatola abbiamo già praticamente una camera. Io ho capovolto la scatola e quindi sul coperchio della scatola, quindi nella parte interna del coperchio, sono andato a posizionare una parte di isolante termico. Su questa ho posizionato questi piccoli gancetti adesivi, nei quali poi ho fatto passare il cavo riscaldante, che questo in particolare che ho utilizzato è lungo 6 metri e quindi l'ho praticamente passato due volte. Ho creato una piccola fessura sul retro della camera nella quale far passare il cavo riscaldante, quindi far entrare e uscire il cavo riscaldante. All'interno della scatola, nelle tre pareti della scatola e sul fondo, ho incollato il materiale termoisolante. È un materiale termoisolante e termoriflettente, quindi un pelino isola la camera e da un altro lato riflette anche il calore, che ci aiuterà a raggiungere prima la temperatura selezionata e mantenerla un pochino più a lungo nel tempo.
Ho poi praticato un piccolo foro qui sulla superficie superiore della camera, nel quale ho inserito la sonda. La sonda che praticamente rileva la temperatura all'interno della camera e comanda il termoregolatore. Quindi, come vi dicevo, è un sistema abbastanza semplice e rudimentale, che però è di semplice realizzazione e che almeno per il solo riscaldamento in questo momento è abbastanza efficiente. E cosa importantissima che vi consiglio di fare è di scegliere appunto il termoregolatore con anche il raffreddamento, in modo che la spesa più consistente, che viene rappresentata solo da questo, è una spesa che potrete utilizzare anche nel momento in cui vorrete fare un upgrade alla vostra cella e renderla anche cella di raffreddamento, quindi cella a temperatura controllata. Qual è il limite di questa cella così poco tecnologica, come dicevo un po' rudimentale? È che riscaldando solamente ci sono dei momenti in cui supera un pochino la temperatura selezionata. Questo perché noi selezioniamo per esempio 27 gradi, il cavo riscaldante si riscalda appunto, riscalda tutto l'ambiente. Quando arriva a 27 gradi il termoregolatore lo spegnerà, perfetto, ma nel momento in cui lo spegne il cavo non diventa freddo all'istante. Per un certo tempo sarà ancora caldo, poi tiepido e piano piano si raffredderà. Ecco, questa si chiama inerzia del calore. Ecco, questo ancora tiepido, tiepidino, poi si raffredderà, continuerà a riscaldare un po' la camera. E quindi, se abbiamo selezionato 26 gradi, per inerzia del cavo la camera raggiungerà qualcosina in più, poi piano piano comincerà a scendere. Questo limite si può superare nel momento in cui c'è anche un elemento che riesce a raffreddare e quindi a controllare totalmente la temperatura. Ma d'inverno, nonostante questo piccolo errore, ci può venire davvero molto molto utile. Perfetto, spero che la mia piccola cella, che si chiama Celli, non ve l'ho detto, un nome un po' stupido, vi sia piaciuta. Fatemi sapere anche voi se proverete a realizzarla, se avete bisogno di qualche consiglio, di un piccolo aiuto. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per poter acquistare tutti gli elementi per comporre questa piccola cella. E buon divertimento e al prossimo video. Ciao!